Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno organizzato il battesimo della loro Giulietta. Prima la cerimonia in chiesa, poi un ricevimento all'aperto insieme ai parenti e agli amici più cari. Presente anche Cesare Cremonini, che è un carissimo amico della coppia e che davvero non ha fatto mancare la sua esibizione al microfono. Valentino e Francesca hanno scelto il bellissimo castello di Granarola, in provincia di Pesaro, per accogliere i loro invitati. La location è davvero bella, immersa nelle colline che dominano il mare, allestita con palloncini color tenue, fiori delicati e orsetti di peluche. C'erano delle coperte sul prato e tanti morbidi cuscini con scritto "Strapazzami di coccole". Come padrino, Giulietta è stato scelto Luca Marini, che è un pilota motociclistico e fratello di Valentino Rossi. Entrambi sono figli di Stefania Palma, ma hanno un padre diverso. Come madrina, invece, la bimba ha avuto l'attrice Nicole Fornaro, una carissima, davvero amica di Sofia. Sofia, che era bellissima, con un lungo abito bianco, semplice e discreto, ma reso prezioso dagli accessori blu elettrico. Valentino invece ha scelto una camicia fantasia indossata sulla t-shirt panna e pantaloni marroni. Giulietta invece ha avuto due abiti, uno in chiesa, che era un vestitino di organza color pesca, e poi durante la festa sembrava davvero una bambolina in bianco, giallo e rosa, appunto una principessa nel suo castello.